Oggi leggeremo gli ultimi due capitoli di questa bellissima storia del piccolo principe. Lo so, mi aspettate come la volpe ha sempre aspettato il piccolo principe, però ogni cosa bella finisce. E allora adesso andiamo a leggere gli ultimi due capitoli. Capitolo 26. C'era, a fianco del pozzo, un vecchio muro di pietra in rovina. Quando ritornai dal mio lavoro, l'indomani sera, vidi da lontano il mio piccolo principe che era seduto là sopra, le gambe penzoloni. Lo udì che parlava. «Non te ne ricordi più?» diceva. «Non è proprio qui?» Un'altra voce, senza dubbio, gli rispondeva, perché gli replicò. «Sì, sì, è proprio questo il giorno, ma non è qui il luogo!» Continuai il mio cammino verso il muro. Non vedevo, né udivo ancora l'altra persona. Tuttavia il piccolo principe replicò di nuovo. «Sicuro? Verrai dove incominciano le mie tracce nella sabbia. Non hai che da attendermi là. Ci sarò questa notte». Ero a 20 metri dal muro e non vedevo ancora nulla. Il piccolo principe disse ancora, dopo un silenzio, «Hai del buon veleno? Sei sicuro di non farmi soffrire troppo tempo?» Mi arrestai. Il cuore stretto, ma ancora non capivo. «Ora vattene», disse. «Voglio ridiscendere». Allora anch'io abbassai gli occhi ai piedi del muro e feci un salto. C'era là, drizzato verso il piccolo principe, uno di quei serpenti gialli che ti uccidono in 30 secondi. Pur frugando in tasca per prendere il revolver, mi misi a correre, ma al rumore che feci, il serpente si lasciò scivolare dolcemente nella sabbia, come un getto d'acqua che muore, e senza troppo affrettarsi si infilò tra le pietre con un leggero rumore metallico. Arrivai davanti al muro giusto in tempo per ricevere fra le braccia il mio ometto, pallido come la neve. «Che cos'è questa storia? Adesso parli con i serpenti?» Avevo disfatto la sua sciarpa d'oro. Gli avevo bagnato le tempie e l'avevo fatto bere. Ed ora non osavo più domandargli niente. Mi guardò gravemente e mi strinse le braccia al collo. Sentivo battere il suo cuore come quello di un uccellino che muore. «Quando l'hanno colpito col fucile», mi disse. «Sono contento che tu abbia trovato quello che mancava al tuo motore. Puoi ritornare a casa tua». «Come lo sai?» Stavo appunto per annunciargli che, disperatamente, ero riuscito nel mio lavoro. Non rispose alla mia domanda, ma soggiunse: «Anch'io oggi ritorno a casa». Poi, melanconicamente: «È molto più lontano e molto più difficile». Sentivo che stava succedendo qualche cosa di straordinario. Lo stringevo fra le braccia come un bimbetto. Eppure mi sembrava che scivolasse verticalmente in un abisso senza che io potessi fare nulla per trattenerlo. Aveva lo sguardo serio, perduto lontano. «Ho la tua pecora e ho la cassetta per la pecora e ho la museruola», e sorrise con malinconia. Attesi a lungo. Sentì che a poco si riscaldava. «Ometto caro, hai avuto paura?» Aveva avuto sicuramente paura. Mi rise con dolcezza. «Avrò ben più paura questa sera». Mi sentì gelare di nuovo per il sentimento dell'irreparabile. E capì che non potevo sopportare l'idea di non sentire più quel riso. Era per me come una fontana nel deserto. «Ometto, voglio ancora sentirti ridere», ma mi disse.
Sarà un anno questa notte. La mia stella sarà proprio sopra, al luogo dove sono caduto l'anno scorso. Ometto, non è vero che è un brutto sogno, quella storia del serpente, dell'appuntamento e della stella? Ma non mi rispose. Disse, quello che è importante non lo si vede. Certo, è come per il fiore. Se tu vuoi bene a un fiore che sta in una stella, è dolce la notte guardare il cielo, tutte le stelle sono fiorite. Certo, è come per l'acqua. Quella che tu mi hai dato da bere era come una musica. C'era la carrucola e c'era la corda. Ti ricordi? Era buona. Certo, guarderai le stelle, la notte. È troppo piccolo da me perché ti possa mostrare dove si trova la mia stella. È meglio così. La mia stella sarà per te una delle stelle. Allora, tutte le stelle, ti piacerà guardarle. Tutte saranno tue amiche. E poi ti voglio fare un regalo. Rise ancora. Ah, ometto, ometto mio, mi piace sentire questo riso. E sarà proprio questo il mio regalo. Sarà come l'acqua. Che cosa vuoi dire? Gli uomini hanno delle stelle che non sono le stesse. Per gli uni, quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide. Per gli altri, non sono che delle piccole luci. Per altri, che sono dei sapienti, sono dei problemi. Per il mio uomo d'affari erano dell'oro. Ma tutte queste stelle stanno zitte. Tu avrai delle stelle come nessuno ha. Che cosa vuoi dire? Quando tu guarderai il cielo, la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere. E rise ancora. E quando ti sarai consolato, ci si consola sempre, sarai contento di avermi conosciuto. Se saprai sempre, sarai sempre il mio amico, avrai voglia di ridere con me e aprirai a volte la finestra così per il piacere e i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo. Allora tu dirai, sì, le stelle mi fanno sempre ridere e ti crederanno pazzo. T'avrò fatto un brutto scherzo e rise ancora. Sarà come se t'avessi dato invece delle stelle mucchi di sonagli che sanno ridere. E rise ancora, poi ridivenne serio. Questa notte, sai, non venire. Non ti lascerò. Sembrerà che io mi senta male. Sembrerà un po' che io muoia. È così. Non venire a vedere. Non vale la pena. Non ti lascerò. Ma era preoccupato. Ti dico questo, anche per il serpente. Non bisogna che ti morda. I serpenti sono cattivi. Ti può mordere per il piacere di... Non ti lascerò. Ma qualcosa lo rassicurò. È vero che non hanno più veleno per il secondo morso. Quella notte non lo vidi mettersi in cammino. Si era dileguato senza far rumore. Quando riuscì a raggiungerlo, camminava deciso con un passo rapido. Mi disse solamente, «Ah, sei qui!» E mi prese per mano. Ma ancora si tormentava. «Hai avuto torto! Avrai dispiacere! Sembrerò morto e non sarà vero!» Io stavo zitto. Capisci? È troppo lontano. Non posso portare appresso il mio corpo. È troppo pesante. Io stavo zitto. Ma sarà come una vecchia scorza abbandonata. Non sono tristi le vecchie scorze. Io stavo zitto. Si scoraggiò un poco, ma fece ancora uno sforzo. Sarà bello, sai.
Anch'io guarderò le stelle. Tutte le stelle saranno dei pozzi con una carrucola arrugginita. Tutte le stelle mi verseranno da bere. Io stavo zitto. Sarà talmente divertente. Tu avrai 500 milioni di solai. Io avrò 500 milioni di fontane. E tacque anche lui perché piangeva. E là, lasciami fare un passo da solo. Si sedette perché aveva paura e disse ancora: Sai, il mio fiore, ne sono responsabile ed è talmente debole e talmente ingenuo. Ha quattro spine, da niente per proteggersi dal mondo. Mi sedetti anch'io perché non potevo più stare in piedi. Disse: Ecco, è tutto qui. Esitò ancora un poco, poi si rialzò. Fece un passo, io non potevo muovermi. Non ci fu che un guizzo giallo vicino alla sua caviglia. Rimase immobile per un istante. Non gridò. Cadde dolcemente come cade un albero. Non fece neppure rumore sulla sacca. Capitolo 27. Ed ora, certo, sono passati 6 anni. Non ho ancora mai raccontata questa storia. Gli amici che mi hanno rivisto erano molto contenti di rivedermi vivo. Ero triste, ma dicevo: E la stanchezza? Ora mi sono un po' consolato, cioè non del tutto, ma so che è ritornato al suo pianeta, perché al levar del giorno non ho ritrovato il suo corpo. Non era un corpo molto pesante e mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come 500 milioni di sonagli. Ma ecco che accade una cosa straordinaria. Alla museruola disegnata per il piccolo principe ho dimenticato di aggiungere la correggia di cuoio. Non avrà mai potuto mettere la museruola alla pecora. Allora mi domando, che cosa sarà successo sul suo pianeta? Forse la pecora ha mangiato il fiore? Tal'altra mi dico, certamente no, il piccolo principe mette il suo fiore tutte le notti sotto la sua campana di vetro e sorveglia bene la sua pecora. Allora sono felice e tutte le stelle ridono dolcemente. Tal'altra ancora mi dico, una volta o l'altra si distrae e questo basta, ha dimenticato una sera la campana di vetro oppure la pecora è uscita senza far rumore durante la notte. Allora i sonagli si cambiano tutti in lacrime. È tutto un gran mistero. Per voi che pure volete bene al piccolo principe come per me, tutto cambia nell'universo se in qualche luogo non si sa dove. Una pecora che non conosciamo ha, sì o no, mangiato una rosa. Guardate il cielo e domandatevi, la pecora ha mangiato o non ha mangiato il fiore? E vedrete che tutto cambia. Ma i grandi non capiranno mai che questo abbia tanta importanza. Eccola! Allora, hai mangiato il fiore per caso? Dimmi la verità, ingorda pecorina. Non me lo vuole dire. Allora, insieme alla pecora, alla pecorina, a Beatrice, io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito. E voglio dire una cosa in particolare. Le letture di questi racconti sono per voi, per tutti voi che mi avete seguito, ma soprattutto per i miei alunni, la classe 3a della scuola Bargellini di Firenze, i miei fantastici alunni Sconvols. Ciao ragazzi!